In che modo un'azienda come JCDecaux tramanda i valori di famiglia, di generazione in generazione, pensando a lungo periodo, e come questo si collega anche alla visione dei principi di base dell'economia positiva? Guardi, per essere sincero non credo che ci sia una ricetta, perché è un'alchimia che deve o non deve prendere di amore per la società, di amore per la causa che c'è dietro una società. Mi ricordo di questo studio americano che parla del... non è che noi c'è un cosa in senso del prodotto, ma c'è un perché. Perché questo prodotto? E quello che mio padre 51 anni fa ha cercato di creare attraverso la pubblicità sugli elementi di arredo urbano è perché è utile alla comunità. E quindi c'è un perché dietro la nostra mission, dietro il nostro business model. C'è un grande amore, un grande rispetto per l'azienda, e quindi questa alchimia di cui le parlavo, che è difficile e non è evidentemente garantita, ha preso per la seconda generazione, e 100% della seconda generazione, perché i miei due fratelli sono evidentemente coinvolti nell'azienda. L'economia positiva si basa anche sullo sviluppo delle smart cities. In che modo la vostra azienda si inserisce in questo percorso? Guardi, in un modo fondamentale, nel senso che comunque la smart city sarà una grande opportunità soprattutto per le città, per i cittadini, e quindi un'azienda come la nostra che cerca di conciliare da una parte l'intelligenza da mettere, che sia un'intelligenza fisica attraverso gli elementi o un'intelligenza dematerializzata attraverso le nuove tecnologie, però anche la fonte di finanziamento con la pubblicità. Quindi noi tutto quello che facciamo, che sia materiale o non materiale, forma di intelligenza, sono finanziati dalla pubblicità. Quindi è fondamentale di pensare alla mobilità di domani, e lo stiamo facendo come primo operatore oggi di bike sharing nel mondo. È fondamentale, l'abbiamo ascoltato oggi, di capire come le nostre soluzioni che potremo apportare alle città potremo permettere di vivere meglio, di rispondere a nuovi bisogni che le nuove tecnologie o i nuovi modi di consumo portano, e la nostra società e il suo modo di essere, la sua ragione di essere, che è di pensare all'intelligenza sotto quale forma nella città di domani, della Smart Cities che oggi è una realtà ormai. Bene. Ultima domanda, è la sua prima visita a San Patrignano, che impressione ne ha avuto? Guardi, l'impressione è che tornerò senz'altro, trovo che sia meraviglioso di vedere uno spazio grande, quindi un'ambizione non senza misura, una grande ambizione, quello che c'è stato tanti anni fa qui, di vedere delle famiglie importanti, degli individui importanti, degli individui non importanti, delle famiglie non importanti, tutte, diciamo, con un senso della generosità e dell'umiltà fondamentale per creare questo nucleo e questa missione comune di creare questa onda di positività, fondamentale per le società, credo, per le imprese, fondamentale per chi viene qua, è fondamentale alla fine per il sistema capitalistico, perché non credo che il capitalismo possa continuare in modo senza generosità e senza umiltà, perché abbiamo visto le crisi della finanza, mancanza di umiltà e la mancanza di generosità, i disequilibri che crea nel mondo, e sappiamo, imprenditore, che questo mondo, perché sia perenne, deve essere sostenibile e quindi generoso. Grazie. Grazie.